Allora, ragazzi, vediamo, no, come passare dal teorema di Lagrange al teorema della media integrale. Allora, vi rimando al video sul teorema di Lagrange, qualora aveste dei dubbi, ma fondamentalmente il teorema di Lagrange dice che f' di c è uguale a f di b meno f di a fratto b meno a, nell'intervallo considerato AB. E questo era il teorema di Lagrange. Allora, se io adesso metto sotto segno di integrale entrambi i membri, ottengo l'integrale di f' di c uguale all'integrale di questa quantità, in dx ovviamente. Allora, l'integrale di f' di c chi è? È f di c, cioè l'integrale di una derivata della primitiva, quindi f di c uguale all'integrale sempre di questa quantità. Ma 1 fratto b meno a è una costante, la porto fuori dal segno di integrale, quindi ancora posso scrivere f di c è uguale a 1 fratto b meno a per integrale di f di b meno f di a in dx. Ma questo integrale sappiate che lo posso scrivere come integrale che va da a a b di f di x in dx, dove per f di x io intendo ovviamente la derivata prima di f di x, quindi una f' di x. E questo è proprio il teorema della media integrale. Attenzione, badate bene che il teorema della media integrale è un corollario del teorema di Lagrange, quindi una conseguenza. Che cos'è un corollario? In matematica, fondamentalmente, un corollario è una verità che sussegue a una verità già dimostrata. E quindi è un corollario del teorema di Lagrange, però a condizione che la derivata prima sia sommabile nell'intervallo AB, come abbiamo visto. Quindi, ecco come si passa dal teorema di Lagrange al teorema appunto della media integrale. Spero di essere stato chiaro, alla prossima.